Da quando è iniziato il nostro progetto abbiamo percorso tanta strada e fatto tante scelte, alcune giuste, altre sbagliate, ma per noi l'importante è vivere la vita fino in fondo, senza mai stancarci di fare esperienza e meravigliandoci per ogni sfumatura. Da quando abbiamo deciso di fermarci per un po', per riflettere e progettare meglio il nostro One Life Trip, qualcosa oggi ci spinge ad un nuovo cambiamento. Stiamo percorrendo questa strada, un po' tortuosa, guardando indietro solamente per stupirci, orgogliosi degli ostacoli che abbiamo superato. Adesso siamo ad un altro bivio. Mowgli ha già deciso dove andare. E noi? Seguitaci e scoprite quale scelta faremo questa volta. Ed eccoci qua, stiamo andando a vedere un laghetto, un loch, perché lago in scozzese si dice loch, tant'è vero che Loch Ness significa il lago di Nessie, ma questo è loch? Non lo so. Mia moglie è sempre preparata. Loch Skinny. Qua ci vengono persone a campeggiare. Grazioso. E credo anche a fare degli sport. Andiamo a vedere. Il nostro percorso, come sempre, è caratterizzato da piccole soste. Oggi tocca a Loch Skin, un lago d'acqua dolce parzialmente artificiale, popolato da lucci e diversi volatili come oche selvatiche, oche con le zampe rosa e anatre dagli occhi dorati, il tutto adornato da canneti e viali di betulle e salici. Arriviamo fino alla riva e rimaniamo estasiati alla vista di questa piccola meraviglia nascosta nel cuore della Scozia. Non sembra molto grande questo lago, però là sotto vedo un castello. E noi là dovevamo posteggiare, lo sai? Ma la macchina non ci ha portato, ha deciso lei la strada. Io lavo questo lago, location. Lì sotto c'è un castello, ma non ci siamo arrivati. Amore, ti va di vedere una casa? A quest'ora? Sono le 4. Vabbè, che ci fa? Sempre un buon orario. Ma dove? Edimburgo. 200 chilometri sono, non c'era più vicino. No, però possiamo andare ora, dormiamo lì e poi andiamo a vedere la casa. Ah, ecco perché c'è tutto sto casino qua, ho capito. Ma boh, ma preparo. Ok. Materasse. Vai. Ci siamo stretti un bel tempo, però va bene. Va bene, in macchina siamo coperti. Ma com'è che ci sono i fari accesi? Aspetta. No, da qua.
infilare in orizzontale l'acqua. Ecco qua. Non stiamo usando Mowgli come al solito, ma ci dormiamo sempre. Lo sistemiamo dopo. Sì. Per ora mettiamo tutte cose in macchina. Ed è scura. Ah, è sempre una fatica. Metti sopra il cuccio. Ah, cura che è bagnato. Dai, che ci stiamo bagnando. Ah, non lo chiudere proprio, che dobbiamo infilare le ultime cose. Cosa? Che là ho fermato pure la luce. Lo zainetto, devo prendere la copertina e i cuscini. Va bene. Vai, tendine. La prendo ora. Aiuto! Che c'è? Sono rimasto intrappolato con la tasca nella maniglia. Cominciamo bene. Cosa dobbiamo prendere sopra? I cuscini. Cuscini, coperta e il mio zaino. Voilà. Questo lo poso in macchina e arrivo. Adesso lo faccio ad occhi chiusi questa volta. Ah, non ti spaventi più? No, non mi spaventa più. Non è vero, si spaventa. Ah, il tempo, la pioggia non accenna a smettere. E quindi sarà un problema scendere o comunque passeggiare. Boh, vedremo. All'uscita 3A. Segui l'indicazione Buckhead per Livingston West a 779. Si è fatto tardi, siamo stanchi e non c'è più abbastanza luce per fare un video, quindi a domani! Quello che tocco mi congela le mani. Buongiorno amore. Ciao amore. Com'è andata questa notte? Fredda, sono versione ursacchiotto. Non abbiamo montato il mobile, abbiamo messo direttamente il materasso e abbiamo sentito parecchio freddo, anche perché la temperatura è sotto i 3 gradi. Molto, molto freddo. Andiamo a fare colazione adesso, andiamo pure in bagno al supermercato, siamo posteggiati all'Asda. Ah, è luce sia. Meglio la luce. E poi vediamo come si svolge la giornata. A dopo. Amo, falla andare a lavorare. E allora, siamo qua. Questo è il palazzo. E stiamo aspettando che arriva la gente. E Vita è ancora in macchina, che sente freddo. Oggi c'è parecchio freddo, quindi siamo un pochino così stancucci. Stampito stanco. Ci
ci siamo. L'appartamento si trova al secondo piano ed è piuttosto carino. Purtroppo però ancora abitato dagli inquilini, quindi è difficile fare subito una valutazione e vogliamo capire se questa è la scelta giusta per noi. Siete curiosi di sapere cosa abbiamo deciso? Lo scoprirete nel prossimo video!